Ma guardi, io starò come sono sempre stato, con una visione di popolarismo europeo, con una visione di Italia stabile, ben inserita in un percorso di stabilità e anche di crescita. Mi auguro che le parole del presidente Berlusconi, più volte ripetute, di voler indicare in Monti il federatore dei moderati, vengano confermate. Spero che questo sia la soluzione finale, perché evidentemente i moderati divisi certamente perdono. Però quello che tutti scrivono è che, insomma, Monti è disponibile a dialogare con Bersani, ovviamente con quelli che lo sosterranno, non con Berlusconi. Come si concilierà questa cosa? Anche perché forse ci è rimasto male il PDL, di fatto è quello che ha portato alla fine anticipata della legislatura. Ma guardi, io ho parlato anche col presidente Monti in questi giorni. La discriminante sarà tutta sui programmi. Io immagino che lui proporrà un'agenda per l'Italia e un manifesto per il futuro dell'Italia. In questo manifesto, in questa agenda, ci saranno delle proposte e dei programmi, invitando le forze moderate del Paese a seguirlo e ad accettare questo ruolo, diciamo, di federatore e protagonista. Io mi auguro che, siccome la discriminante sarà tra chi vuole lavorare per più Europa e chi invece pensa che l'Europa sia un problema, beh, che il PDL stia con chi vuole più Europa e non con chi pensa che l'Europa sia un problema. Penso alla Lega, che ha sempre avuto delle obiezioni sul sistema di integrazione europea, obiezioni che io assolutamente non ho. Ecco, onorevole Frattini, lei anche nei giorni scorsi, stavo leggendo anche alcuni articoli sul suo blog Diario Italiano, non ha nascosto una certa perplessità, diciamola così, sul ritorno in pista di Silvio Berlusconi, che tra l'altro in queste ore sta imperversando in TV. Ecco, come giudica, guardi, questo atteggiamento di Silvio Berlusconi? Ma guardi, io ho anche incontrato il presidente Berlusconi negli scorsi giorni, gli ho detto con assoluta lealtà, perché la lealtà personale deve essere sempre mantenuta, che ritenevo possibile una sua, come dire, forte azione di incoraggiamento su Monti, in quanto l'unica strada per poter unire i moderati. Berlusconi ha sempre desiderato e sempre parlato di volere unire i moderati italiani, ma non ci è riuscito, perché coloro che dovevano essere federati non si sono voluti federare con Berlusconi. Ora, l'indicazione di Monti potrebbe essere veramente, a mio avviso, quella giusta. Berlusconi lo ha detto in modo solenne, non con me soltanto, lo ha detto davanti al Partito Popolare Europeo, cioè la famiglia. Sì, dopo il giorno, mi scusi onorevole Frattini, il giorno dopo però aver sparato a zero completamente sul governo Monti, dicendo che ci aveva portato al disastro. È vero, lui ha fatto un distinguo peraltro tra la politica economica del governo del passato, come governo tecnico, e le prospettive che un governo politico guidato da Monti, federatore dei moderati, avrebbe potuto costituire, cioè una prospettiva invece positiva. Ma lo ha detto, ripeto, parlando davanti ai capi di Stato del PPE, parlando davanti al presidente Martens. Ora, mi auguro che questa sia ancora la strada, certamente, altrimenti vi sarebbe una inevitabile divisione, ma il PDL si schiaccerebbe certamente a destra, si schiaccerebbe in un'alleanza, ecco, con la Lega. Appunto, se Berlusconi confermasse questa alleanza con la Lega, vitale anche forse dal punto di vista di questa legge elettorale, lei cosa farebbe? Perché poi gli ascoltatori ci chiedono: ma Frattini che fa? Si candida con Monti o con Berlusconi? Ma guardi, io non ho bisogno di una candidatura, questa è la prima questione molto chiara. Io ho una splendida professione alla quale posso tornare rapidamente. Certamente, guardando i programmi, valuterò, sento dire che la Lega vuole continuare, ad esempio, a sostenere l'idea del referendum sull'euro o della divisione dell'Europa in euroregioni. Io invece penso agli Stati Uniti d'Europa. Su questa base programmatica io non mi potrei riconoscere. Certo, lei ha parlato con il presidente Berlusconi, appunto, sì, nei giorni scorsi. Sì. Che cosa l'ha detto quando, insomma, ha capito che forse magari lei non sarà con il PDL, chi lo sa, insomma, se gli scenari sono questi o saranno questi, le ha detto qualcosa in particolare? Ma devo dire che il punto più importante della nostra riflessione, a parte
ripeto, una questione di lealtà personale che per me è fondamentale, è stato il ribadire che lui pensa al presidente Monti come il miglior Capito. Federatore dei moderati. Ora, certo. Io francamente, conoscendo Berlusconi da alcuni anni, se dice una cosa sono abituato a credere che dica la cosa vera. Casini, quindi, invece, ieri sera alla 7 l'ha accusata ancora di essere un grandissimo bugiardo. Sì, sì, ma si può anche avere opinioni poi diverse che cambiano, ma io sto a quello che ho ascoltato, certo. E spero ancora che quella sia la decisione finale, cioè quella positiva. Lo ripeto, in un programma anti-europeo che vede in qualche modo l'agenda Monti destinata ad essere smantellata con le azioni e le indicazioni che consiglia il professor Brunetta, che è certamente un economista, ma su questo non condivido quello che lui pensa, quel tipo di progetti sono certamente per me non condivisibili. Se uno dice aboliamo l'IMU, io sono d'accordo, ma bisogna indicare le coperture esatte su cui l'IMU può essere abolita, visto che vale 20 miliardi e serve a salvare il sistema finanziario del paese. Senta, onorevole Frattini, ma se lei dovesse mettere sotto la lente d'ingrandimento un difetto di Berlusconi, se dovesse proprio riscontrarlo, anche di questo Berlusconi, in questo preciso momento, quale indicherebbe? Ma guardi, Berlusconi ha il difetto di seguire, in alcuni casi, troppo generosamente le emozioni di alcuni consiglieri. E questo evidentemente lo porta a prendere delle posizioni, poi siccome riflette, magari riflettendo comprende che quella posizione va cambiata e allora cambia posizione perché ha riflettuto che quella posizione non andava bene, quindi è certamente... Cioè si fa consigliare male in sostanza? Ma certamente in alcuni casi i consigli che ha ricevuto non sono stati migliori. E in un articolo del giornale si scrive di Frattini: i piedi una volta gli servivano per seguire Berlusconi o stare sull'attenti, ora li usa per dargli un calcio. Queste sono le azioni. Io sono stupefatto perché poi mi sono battuto anche personalmente per la libertà e per il diritto del direttore Sallusti, ma è il metodo boffo che adesso si applica anche a me, ma io non avrò nessun imbarazzo a dire che se non condividerò non seguirò quella strada, ma certamente non farò una corsa per cercarmi un'altra poltrona. Io ho un mio mestiere, mi posso ritirare tranquillamente a fare quel che facevo e ovviamente, lo ripeto, non sono al libro paga di nessuno. Va bene. Onorevole, noi la ringraziamo molto. Le auguriamo buone vacanze, andrà a sciare, sappiamo che è un gran sciatore. Beh, appassionato. Sì, provo ogni tanto. Anche perché le condizioni ci sono, le condizioni meteo, insomma. Assolutamente sì.